questa iniziativa perché credo molto nel fatto che questi laboratori possano aiutare a comprendere anche concetti più difficili, più complessi, a partire dalla tenera età. I bambini hanno un entusiasmo pazzesco e portarli qui ci solletica un po' tutti, no? Per condividere dei temi che sono estremamente importanti come il cambiamento climatico e quindi permettere a loro di crescere come adulti consapevoli. Sicuro mi porta a casa la consapevolezza che le nuove generazioni sono sempre più avanti in questa categoria, diciamo, di STEM, quindi delle materie scientifico-matematiche. La cosa che mi ha particolarmente colpito è l'entusiasmo dei bambini nel cercare di capire che cos'è il clima, le domande che hanno fatto. Questo è l'atteggiamento che un po' tutti noi, sia chi è un fisico come me, come i professori, e sia chi non lo è, dovremmo cercare di avere nelle nostre vite tutti i giorni. Per dirla in parole semplici, il linguaggio è il nostro strumento di comunicazione fra umani, quindi possiamo dire che il terreno comune è la comunicazione. La macchina, il dispositivo, il computer, il laboratorio sono degli esecutori automatici. Quindi il linguaggio macchina cos'ha di diverso dal linguaggio umano? Chi lo interpreta non ha un'intelligenza come noi siamo abituati a percepirla, ma esegue semplicemente quello che gli viene detto di fare.